Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito Bidec Park. Vi mostro cosa ho scelto in collaborazione da questo sito. Ho preso un bel po' di prodottini, questo è di capitolo di tutti i prodotti, sono esattamente 11 prodotti. Come sempre i link di tutti i prodotti ve li lascio anche in descrizione insieme al codice sconto, che in questo caso sembra un codice fiscale che è GD3OFF3 per avere appunto il 3% di sconto su qualsiasi importo d'ordine. Adesso vi mostro in dettaglio tutti i prodotti. Il primo prodotto che vi mostro è questo set per realizzare appunto i pompon. Questo è il codice del prodotto. All'interno ci sono quattro dimensioni differenti per realizzare quattro grandezze di pompon differenti, dalla più grande alla più piccola. La più grande ovviamente la vedo adatta per realizzare i pompon per i cappellini di lana, la più piccola, quelle lì, queste qui in queste altre due dimensioni, al limite si può pensare di realizzare anche delle piccole decorazioni per l'albero di Natale. Ce li vedo davvero carinissimi i pompon sull'albero di Natale. Ho scelto questo prodotto perché era sulla mia wishlist da tantissimo tempo e quindi mi sono decisa a prenderlo. Anche perché in passato ho realizzato i pompon con del cartoncino, ma mi sono venuti sempre una ciofeca e quindi adesso ho pensato magari con questo strumento sicuramente verranno un po' più professionali, un po' più carini e definiti. Infatti vedevo anche le varie illustrazioni con la descrizione su come si realizza il pompon e sembra abbastanza semplice e intuitivo. Bisogna, vedete, avvolgere il filo qui sopra, poi chiudere, poi ovviamente tagliare e andare a rifinire i pompon. Davvero carinissimo, quindi ovviamente andrò a testare anche questo kit per realizzare appunto i pompon. Perdonatemi se sentite i cani abbaiare, ma tra un po' è l'ora della pappa, quindi mi avvisano, capito? Ora mi avvisano mezz'ora prima e quindi parte l'abbaio compulsivo, l'abbaiare compulsivo. Poi, per quanto riguarda gli altri prodotti, ho scelto questa scatolina in cartone. Questo è il codice e sono esattamente due scatoline con appunto la faccia del Babbo Natale con la scritta Merry Christmas. Queste le ho prese perché? Perché principalmente sull'albero di Natale, oltre alle varie decorazioni, io ho sempre messo delle piccole calzine in feltro che sinceramente adesso devo prendere e buttare perché ormai ce l'ho da tantissimi anni e quindi ho pensato a queste piccole scatoline come contenitore per quanto riguarda dei piccoli biscottini da dare ai cani. Io ho due cagnolini, adesso due cagnoline femmine, Laila e Nina, e quindi due scatoline, una a testa, per mettere all'interno questi piccoli biscottini da dare a loro. Non so, io penso anche ai miei animali. Quando faccio l'albero di Natale metto qualsiasi oggetto che sia riconducibile da quando sono piccola a qua, cioè ad ogni anno che passa, perché ogni anno poi aggiungo qualche decorazione nuova e poi ovviamente lascio anche qualcosina per i miei piccoli patatini e quindi le scatoline sono per quell'uso lì. Poi, per quanto riguarda gli altri cosini che ho scelto, ho preso anche questo set per realizzare un secchiello, una borsa a forma di secchiello. Qui all'interno del set, come vedete, c'è sia la base, aspettate che ve la illustro, apro il tutto. C'è sia la base per realizzare appunto la borsa che anche i piedini, che ottimo, vedete? E poi ovviamente bisogna con l'uncinetto e con il filato andare a utilizzare tutti questi fogli per poter realizzare all'uncinetto una borsa, in questo caso a forma, come dicevo prima, di secchiello. C'è anche ovviamente i gancini, come vedete non li apro perché sono tutti quanti chiusi i gancini, c'è anche il laccetto per andare a chiudere la borsa, quindi è completo di ogni singolo elemento per poter appunto realizzare la borsa. L'unica cosa ovviamente che manca è ovviamente il filato e l'uncinetto, che in quel caso lì sta a vostra scelta quello utilizzare. Però lo trovo davvero carinissimo questo set perché c'è sia la base e sia il manico, ma anche la parte in cui si va a stringere la borsa con tutti i vari elementi che possono servire per realizzare una borsetta. Quindi ho preso anche questo e per quanto riguarda sempre le borse ho scelto anche quest'altro elemento, sempre per realizzare una borsa, in questo caso una borsa tonda. Questo elemento l'ho adorato tantissimo, infatti ne ho presi due.
me ne sono subito innamorata sul sito. Questo è il codice del prodotto ed eccolo qua. E all'interno ovviamente ce n'è uno solo. E come vedete, ve ne apro uno. Volendo, si può realizzare una borsa tonda realizzando o uno solo di questi elementi, un solo lato, o utilizzarne anche due, quindi fare una borsa identica da entrambi i lati. E poi ovviamente andare a collegare la parte qui al crochet utilizzando questi fori, per poi collegarli appunto alla chiusura lampo, alla patta, alle varie decorazioni che poi si possono aggiungere appunto alla borsa fatta all'uncinetto. Mi piace davvero tanto questi colori utilizzati appunto vedete, è davvero bellissima, mi piace davvero tanto. Poi è cicciottella, non è sottile, è bella corposa e consistente, e me la vedo già questa borsa realizzata tutta nera, ovviamente tutti i bordi neri con anche il filato nero. Andrò ad utilizzare una fettuccia nera e poi questo elemento carinissimo qua davanti, tutto bello colorato. Io credo che andrò a mettere una chiusura lampo per andare a chiudere la mia borsa tonda, ma volendo, come dimensioni posso anche ampliarla, perché ovviamente con l'uncinetto posso andare a realizzare diversi giri o due tre giri, poi a seconda di quello che di quanto grande voglio che sia questa borsa, posso decidere appunto la grandezza di quanto sarà grande effettivamente, e poi andare a utilizzare o un solo lato della borsa o tutti e due. Io credo che andrò ad utilizzarli entrambi, perché voglio una borsa che sia strutturata e quindi che abbia appunto questo centrale, e poi vado a giocare un pochettino con l'uncinetto e con il filato per andare ad ampliarla ulteriormente. Quindi sono davvero soddisfatta di questi e ve li straconsiglio. Questo è il retro, è liscio, e poi ovviamente ci sono i fori per poterlo lavorare all'uncinetto. Aspettate che rimetto il tutto qui nel lato, perché sennò non riesco più a mostrarvi nulla. E poi qui ho preso altre cosine in questa busta. Poi ho preso anche delle chiusure. Queste qui sono delle chiusure calamitate, sempre per quanto riguarda per realizzare le borse. E questo è il codice, ci sono esattamente 10 chiusure all'interno della confezione, vedete? Sono chiusure appunto calamitate con due lati, e poi servono appunto per andare a chiudere qualsiasi borsa. Queste sono quelle lì che vanno a scomparsa. Poi ci sono anche altre tipologie di chiusura che, per esempio, sono quelle lì che si vedono al di fuori della borsa. Queste invece vanno sotto la patta. Poi ho preso anche quest'altro articolo. Quest'articolo sono quelli tubicini in metallo, sempre in acciaio, che ho utilizzato per realizzare la mia Julia's Key. In pratica, non so se vi ricordate il tutorial, me lo linko anche qui nella i di informazione. Con questo tubicino io andavo appunto a realizzare una chiave, ho fatto anche il tutorial, e quindi andavo a collegare i vari elementi, sia lo Swarovski sia questo elemento appunto in acciaio. Quindi ne ho presi altri due, in tal caso qualcuno mi dovesse commissionare o chiedere appunto la Julia's Key. Quindi mi faccio la scorta e me le metto da parte. Poi, per quanto riguarda la resina, ho preso questi due pennelli con la punta in silicone. Sono due pezzi, questo è il codice appunto del prodotto, e questi in pratica li ho presi perché a volte succede che in alcuni stampi o metto troppa resina oppure devo spostare la resina, e preferisco avere questa sorta di pennellino per poter appianare la resina e andare poi a ricoprire tutti i vari fori, perché ci sono alcuni stampi che sono molto dettagliati, molto particolari, specialmente se sono tondi e piatti, e con questo vado appunto a passare sopra per poter stendere per bene la resina e non avere appunto fori. Quindi in silicone, perché poi dopo vado a pulirlo tranquillamente con l'alcol etilico e via, e posso tranquillamente riutilizzarlo quando voglio. Sono appunto due, quindi ho pensato anche a questa cosa, a questo elemento, anche perché avevo testato anche altri pennellini sempre con la punta in silicone, mi sono trovata divinamente con quei pennellini, e quindi ho pensato anche di prendere questa forma qui schiacciata.
Poi, sempre per quanto riguarda la resina, ho preso altri flakes. Ho preso la versione argento, che sinceramente ho notato che mi sembra che già ho. Vabbè, ho fatto scorta dei flakes. E anche questi qui con tipo fucsia AB, che dà tutte queste sfumature di colore molto particolari. Quindi, questi all'interno della resina sono davvero bellissimi. Questi sono i codici dei prodotti. E poi, come vedete, sono un bel po' di flakes, quindi starò bene per tanto tempo. Poi, per quanto riguarda la resina, ho preso anche uno stampo davvero molto interessante, che è questo qui. Questo è il codice, è un piccolo fiocco di neve, tanto piccolo no, perché eccolo qua, un bel fiocco di neve. E questo pensavo appunto di realizzare un tutorial con questo stampo, che è spettacolare. Come vedete, all'interno è tutto bello sfaccettato e quindi io me lo immagino un po' trasparente, con un po' di foglia oro o delle perle, qualcosina che è davvero molto molto carino, molto estetico, molto molto carino da vedere sull'albero, e quindi me lo immagino in questo modo. In questo caso qui, se non erro, anche questo mi sembra che sia predisposto per mettere tipo le lucine di Natale all'interno, ma io lo utilizzerò appunto con il foro. Vedete, qui c'è anche il foro per poterlo appunto appenderlo con un nastrino all'albero di Natale. Ne ho prese solo uno, mi sono un attimo pentita perché volevo prenderne di più, perché ovviamente con una sola colata poi andavo a realizzare tantissimi fiocchi di neve, però ne ho preso solo uno alla fine. Poi ho preso anche un anello, ma sinceramente questo anello mi è arrivato rotto. Io già ho contattato Be The Park, loro hanno detto che mi andranno appunto a sostituire questo prodotto, perché in pratica, come vedete, la perlina è arrivata staccata, un anellino con una... aspettate che ve lo mostro. Comunque mi è arrivato rotto, però eccolo qua, vedete, un anellino con due perle. La perla è arrivata staccata, quindi già ho contattato Be The Park, già le ho fatto presente che questo articolo è difettato, e quindi hanno detto che me lo cambieranno con una prossima collaborazione. Spero che questi prodotti siano interessanti, che seguirete appunto tutti i tutorial che andrò a pubblicare prossimamente. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e io, come sempre, vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutte!